una preparazione ogni 4 anni, cioè si deve calcolare tutto il programma proprio per quell'unico appuntamento. Se pensiamo che è passato un anno dall'appuntamento in cui bisognava essere in forma, ecco, bisogna trovare una formula che non può essere sicuramente la migliore, ma che si avvicina il più possibile. Terzo ed ultimo giorno per gli assoluti invernali di Tuffi allora a Trieste. Questa è la presentazione, questo è Santoro, la presentazione degli atleti che prenderanno parte alla finale, Timbretti che prenderanno parte alla finale dal trampolino 1 metro. Ci aspettiamo belle cose anche da Lorenzo Massaglia, ma non solo, anche da Porco, che non è riuscito invece a dimostrare il suo valore nei 3 metri, un piccolo infortunio su un tuffo non eseguito come si doveva, lo ha lasciato per un soffio fuori dalla finale, dovrà puntare tutto sul metro per cercare di rifarsi il ragazzo Francesco Porco, che di SFM Oro Cosenza Nuoto. Sicuramente ci sarà un riscatto da parte sua, perché insomma essere fuori dalla finale dei 3 metri è qualcosa che comunque sia gli brucerà dentro, e quindi vediamo dal trampolino di 1 metro tutti i ragazzi hanno coefficienti molto alti, circa una media di 3 di punto 0, 3.1, 3.2 di coefficiente, e quindi se le atlete avevano lo stesso programma con gli 1,5, gli atleti uomini un pochino più forti si possono permettere di eseguire il doppio salto mortale, mezzo ritornato, indietro, rovesciato, triplo e mezzo avanti. Qualcuno eseguirà anche qualche avvitamento diciamo di un certo livello, e quindi siamo qui in attesa di vedere anche la loro forza sul trampolino, che molto spesso, ricordiamo, quando fanno la rincorsa addirittura tocca l'acqua proprio per la forza che hanno questi atleti. A spezzare l'acqua per primo Esattamente. sarà Tommaso Rinaldi, classe 91, abbiamo detto atleta esperto, Marina Militare, MR Sport, Fratelli Marconi, con un doppio e mezzo avanti carpiato, con un coefficiente 2.6. La giuria, come sempre, giudice arbitro Maragliotti Elena, poi ricordiamo anche i giudici Zampieri, Blasina, Fabiani, Polazzo, Di Donato, Calderara e Pascuttini, con riserva Munari. Una breve citazione, visto che anche loro hanno Sì. lavorato tanto, no, in queste 3 giornate. C'è passione da parte di tutti, non solo da parte degli atleti, anche tante persone che si mettono a disposizione per far sì che queste gare possano aver luogo in un momento tanto più difficile. Allora Tommaso Rinaldi è pronto, eccolo qua, con il suo doppio salto mortale e 1,5 carpiato. 2.6 Marina Militare per lui. La concentrazione del ragazzo classe 1991. Buon inizio da parte di Tommaso, un tuffo relativamente semplice, rimane leggermente scarso nella parte finale, però vedete molto elegante, braccia tese, vedete la distensione delle gambe, qui molto attento nella fase di carpiatura, braccia fuori, controllo dell'entrata, peccato poco poco scarso. Seguirà un altro atleta della Marina Militare, Trieste Tuffi, è dal 1904, vale a dire Gabriele Auber, dopo salto mortale e mezzo ritornato, raggruppato per lui un coefficiente di 3.1, coefficiente di difficoltà. E inizia molto forte Gabriele, un'ottima partenza per questo tuffo. Peccato nella parte finale gli scoda un pochino, però lo vedo molto carico, molto, molto bene. Guardate, fermo nel caricamento, guardate la rotazione, finisce il doppio salto mortale molto alto rispetto all'entrata in acqua. Guardate, i piedi purtroppo si perdono, quindi si aprono le gambe nell'entrata in acqua e viene giudicato giustamente e negativamente dal giudice. 51,15 si pone momentaneamente alle spalle di Tommaso Rinaldi, che ha raccolto 54,60 punti con il suo primo tuffo. Tocca al ragazzo 2005, Canotti di Milano, lo abbiamo visto anche nel sincro, Matteo Caffiero, 1,5 avanti con 2 avvitamenti. Bravo, era un tuffo 2.6 di coefficiente relativamente semplice, è altissimo, guardate soprattutto nella spinta qui. Bene il caricamento, leggermente indietro, guarda l'acqua e una volta che guarda l'acqua allora parte velocemente con l'avvitamento, quindi riesce a distinguere i due movimenti in maniera netta, e questa è una cosa molto bella da vedere da un tuffatore. E infatti viene pagato piuttosto bene, 54,60, raggiunge in testa momentaneamente Tommaso Rinaldi. Allora Matteo Santoro, 1,5 indietro carpiato, per lui
2.3 il coefficiente di difficoltà. Santoro che, come bellissimo, dicevamo, rivedremo dopo con Chiara Pellacani nella prova mista. Un bel tuffo da parte di Matteo, era un tuffo semplice ma, come abbiamo detto, complicato dal punto di vista tecnico. Lui è molto attento, fermo, bene la carpiatura e soprattutto la parte finale è veramente pulita. Avrei visto anche qualche 8, peccato. 51 e 75. Stefano Bellotti dopo il salto mortale e mezzo per lui avanti Carpiato, 2004, Bergamo Tuffi ASD. Benissimo la carpiatura da parte di Stefano, guardate, non c'è spazio, il naso è esattamente tra le gambe, quindi ottima la carpiatura. Peccato sotto, non riusciamo a vedere l'entrata alla cinese, vedete un po' storto sulla punta della tavola, quindi deve concentrarsi e resettare nel momento in cui arriva storto, e questo fa sì che non riesca del tutto a completare il tuffo. 50 e 70 per lui dopo questo doppio e mezzo avanti Carpiato. Attenzione allora Edoardo di Bretigugio, che ha dimostrato di essere molto in forma, 1.5 ritornato Carpiato, questo è il suo tuffo di apertura per un coefficiente, apertura del programma, per un coefficiente 2.4 le mani, sempre lui è solito fare questo gesto proprio anche dalla piattaforma, abbiamo notato, no? Ancora una volta la concentrazione a lungo del ragazzo piemontese. Bravo per la parte iniziale, sotto purtroppo si avvita e questo non può essere non visto dalla giuria. Benissimo l'altezza, ha messo una spinta, guardate, leggermente si vedono tutte e due le gambe. Questo, vedete, il 6 e la giuria lo nota. Sì, probabilmente è proprio per quello. Abbiamo 45-60. Allora Porco, abbiamo detto che deve giocarsi un po' tutte le sue chance ovviamente in questa prova. Doppio e mezzo avanti Carpiato in apertura per il ragazzo Fiamme Oro Cosenza Nuoto, che era rimasto fuori dalla finale dal trampolino 3 metri. Questo tuffo non è affatto male, peccato per la parabola lunga, lo stesso tuffo un metro più vicino rispetto al punto di entrata di Francesco avrebbe preso un punto in più a giudice. Qui vediamo ancora dei 7-7.5, si potevano trasformare in 8-8.5 perché era molto alto. 54 e 60, e attenzione ovviamente a Lorenzo Marsaglia, che dai 3 metri ha dominato ed è stato davvero molto bravo, e qui aveva vinto da un metro appunto in Coppa Tokyo, quindi attenzione a Lorenzo Marsaglia. Marina militare, circolo canottieri Aniene, classe 96, 24 anni. Bene per quanto riguarda la fase finale del tuffo, non penso si possa ritenere soddisfatto della partenza, guardate, sposta leggermente i piedi durante la fase di caricamento e quindi si sposta lontano come parabola, bene, attento sotto, non uno dei suoi migliori, però un ottimo inizio con 66 e 65 da parte di Lorenzo, bravo. Un Lorenzo Marsaglia che aveva vinto qui appunto per quanto riguarda la Coppa Tokyo un mese fa davanti a Porco e Rinaldi, un Lorenzo Marsaglia che invece era rimasto giù dal podio al trofeo di Natale, sempre qui al Centro Federale di Trieste, nella gara vinta da Francesco Porco davanti a Tommaso Rinaldi e Andreas Larsen. Bene, 1.5 in giro da parte di Tommaso, un pochino lontano rispetto a quello che abbiamo visto di Matteo Santoro, che era un pochino più vicina come parabola. Bene nella parte finale, riesce comunque a stendersi e a trovare una verticalità non proprio pulita. 47.15, ci sono 3.7, 3.6.5, 47.15 va a 101.75. Ora Gabriele Auber col triplo e mezzo avanti raggruppato. Peccato Gabriele, non era un tuffo scontato, nel senso che è un tuffo complicato, triplo e mezzo avanti raggruppato, prende forse un po' troppo alto nella raggruppatura, guardate il braccio destro forse un po' troppo vicino alle ginocchia e non riesce quindi a stringere questa raggruppatura, apre in avanti e si rende conto troppo tardi che l'acqua invece era più giù e il tuffo rimane molto scarso. E si va di nuovo col giovanissimo Matteo Caffiero, classe 2005, anche se il più giovane della finale è Matteo Santoro, che è un classe 2006 e che promette abbastanza bene. Indubbiamente queste classi 2005-2006 a mio parere hanno un margine di miglioramento incredibile rispetto agli atleti che vediamo oggi più esperti, quindi mi aspetto una crescita veramente molto più veloce e più rapida nei prossimi anni. Questo doppio mezzo anticarpiato leggermente avanti, ma anche lui sta crescendo ed è dotato di una forza incredibile.
Eccolo Matteo Santoro, allora il più giovane, va con l'avvitamento, il 53-33, 1,5 rovesciato più un avvitamento e mezzo, 2,6 di coefficiente. Molto bene, molto pulito, molto alto, benissimo, può sicuramente seguire lo stesso tuffo con un avvitamento in più in futuro, ma vedete, guardate bene il tempo, forse un pochino fuori con i piedi durante il caricamento, ma guardate, finalmente vediamo e sentiamo gli 8,5, non solo per la spinta ma anche per l'eleganza. E 2,8,5, il resto 7,5 e 8, 59,80, 111,55 balza momentaneamente in testa Stefano Belotti, Bergamo Tuffi, allora con il triple mezzo avanti raggruppato. Stesso tuffo che ha eseguito Gabriele Auber, lui è molto attento nella parte finale, non mi sembra completamente soddisfatto, apre in carpiatura molto presto per la rotazione che aveva, però ricordiamo anche lui è molto giovane, un triplo e mezzo avanti raggruppato eseguito con questa tranquillità, vuol dire che infatti da 3 metri ha eseguito il quadruplo e mezzo che purtroppo però non gli è riuscito allo stesso modo. 43,50 per Belotti che sale a 94,20, ora siamo di nuovo con Edward Timbretti-Gugiu che dopo l'1,5 ritornato carpiato deve un po' alzare, no? Forse Massimiliano il suo livello, doppio e mezzo indietro raggruppato, un coefficiente in questo caso 3,0, solita manina, concentrazione, deve provare a fare un buon salto per rimanere in gara, per non vedere scappare via gli altri, i Rinaldi, Santoro, i Marsaglia e quant'altro. È stato bravo perché non era un tuffo facile, lui ha iniziato con 1,5 ritornato carpiato, quindi un tuffo base, un tuffo in cui si presenta diciamo alla giuria, questo forse è uno dei tuffi più complicati, non lo esegue benissimo ma possiamo dire che non fa grossi errori. E torniamo con Francesco Porco, allora 405C per lui, è il doppio e mezzo ritornato raggruppato, qui il coefficiente è un pochino più alto, un 3,1 in punta, pronto a molleggiare sul trampolino. Forse questo è un po' il suo cavallo di battaglia, lo esegue abbastanza tranquillamente, peccato un po' di incertezza nella parte finale, vedete bene il molleggio, sposta anche lui leggermente i piedi sotto, prende le braccia prima di stendere il corpo, quindi non trova la verticalità perfetta, però 3,1 gli permette di avere un buon parziale. Eh certo, perché sale con i 58 e 90 punti di questo parziale, sale a 113,50 davanti a Matteo Santoro, staccato di 1,95 solo, però attenzione perché c'è Lorenzo Marsaglia, 1,5 rovesciato con 2,5 avvitamenti, 3,0. Bene, Lorenzo si perde leggermente le punte dei piedi durante l'avvitamento, però ho visto una buona rincorsa, un buon controllo da parte dell'atleta, vedete qui tutto il controllo nel momento in cui c'è la spinta, l'arriva sulla punta del trampolino e soprattutto era molto alto, guardate leggermente i piedi qua vengono persi, poi vengono ripresi molto bene, peccato però una bella spinta. 58,50 e dopo i primi due tuffi allora guida il ragazzo romano Lorenzo Marsaglia, 125,15, cresciuto nella Lazio Nuoto, società sportiva, allenato da Benedetta Molaioli, davanti a Francesco Porco 113,50 e a Matteo Santoro che sta facendo davvero bene, 111,55, Caffiero 102,70. Non un perfetto tuffo riuscito di Tommaso Rinaldi, leggermente scappato, cosa si intende scappato? Che non riesce a prendere tutta la spinta del trampolino, poi il sotto molto abile comunque salva il tuffo. Tocca Gabriele Auber, doppio mezzo avanti con un avvitamento. Bravissimo Gabriele, ha fatto un salvataggio nella parte finale del tuffo, aveva pochissimo spazio, ricordiamo questo tuffo difficilissimo, 3,2 di coefficiente, doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento, ha pochissimo tempo, qui prende le mani, riesce comunque a fare un'entrata senza spruzzi. Un Gabriele Auber cresciuto nell'Edera Trieste, è stato quinto nella prova dal trampolino 3 metri sincro proprio in coppia con Lorenzo Marsaglia che anche qui in gara agli europei di tuffi di Kiev 2017 allenato da Nicola Marconi. Matteo Caffiero, terzo tuffo per lui, 1,5 indietro, carpiato, 2,3 coefficiente.
Molto preciso questo ragazzo, si vede dalla posizione delle mani, guardate, braccia tese, bene il caricamento, testa ferma, carpiatura molto stretta, solo nella parte finale forse non è molto rapido, non è deciso nell'apertura, si dovrebbe avere un punto di riferimento e subito poggiarci le piedi per cercare poi la verticalità, e attende forse un po' troppo. Attenzione a Matteo Santoro perché sta facendo bene, allora adesso affronta il suo terzo tuffo, uno e mezzo rovesciato carpiato. Vediamo come lo esegue. Peccato perché ha una partenza incredibile, questo ragazzo era altissimo, quindi vuol dire che può eseguire tranquillamente il doppio mezzo rovesciato. È un errore che presalto perfetto, forse non si aspettava di essere così preciso, così alto, però poi si perde proprio nel finale. Sì, però sappiamo e vediamo che c'è una crescita bellissima. 19-20 per lui, va a 130-75, compromette un po' questa sua, un po' tanto questa sua finale, che fino ad ora era stata davvero, se non perfetta, molto bella. Allora Stefano Belotti, doppio mezzo indietro raggruppato, vediamo qui in punta, pronto ad affrontare il tuffo. Bravissimo, era un tuffo che non mi aspettavo eseguisse in questa maniera, perché è molto complicato, è stato molto attento, avete visto il particolare dei piedi, molto in punta rispetto agli altri atleti che preferiscono mettere il piede più all'interno, e soprattutto bravo, perché se fare 63 punti con un doppio mezzo raggruppato non è da tutti, e forse sarà il parziale più alto della gara. Torniamo a Timbretti che fa il 51-34, uno e mezzo avanti più due avvitamenti con un coefficiente di difficoltà 2.4, e vediamo la concentrazione sul volto del ragazzo piemontese. Non buono, ha perso i piedi durante la fase di avvitamento, cosa che avevamo già visto dai 10 metri sul doppio e mezzo avanti con doppio avvitamento eseguito in sincro con Larsen, guardate. Bene il primo, secondo si perde i piedi, li recupera e sotto forse si sente un po' vicino al trampolino, quindi rimane carpiato. Gli atleti in aria sanno perfettamente il loro corpo, cosa fa, dove sono e quello che succede, fanno dei piccoli aggiustamenti proprio istantanei. 205C, doppio e mezzo indietro raggruppato, allora per Francesco Porco, coefficiente di difficoltà 3.0, un Francesco Porco che deve metterci tutte le sue energie fisiche e mentali in questa finale. Bravo, bravo anche Francesco, un ottimo doppio e mezzo indietro. Vediamo come verrà giudicato dalla giuria, perché poco fa lo ha eseguito Belotti con 63 punti. Diciamo che siamo lì, forse un pochino più bello quello di Stefano. Vediamo. Sì, poco meglio. 58-50, infatti raccoglie Francesco Porco e sale a 172 punti, punteggio che al momento lo vede comunque primo, in attesa ovviamente del tuffo di Lorenzo Marsaglia, che affronterà il 305C, un doppio e mezzo rovesciato raggruppato. La concentrazione anche del 24enne romano. Bravo Lorenzo, era leggermente avanti sul presalto, cosa che invece nel presalto precedente era perfetto, l'ha sentito molto veloce, molto rapido, ricordiamo che è un atleta che ha una velocità incredibile, quindi lo apre presto, se ne accorge e tira un pochino, piega leggermente le gambe, avete visto? Sicuramente qualche giudice l'avrà notato, vediamo come si comporterà la giuria, se lo vedrà o no, eh sì, l'ha visto, i 6 sono per quello, se non ci fosse stata quell'incertezza avremmo visto dei 7.5 e degli 8. Resta comunque primo con 55.50, va in classifica, la vedete qui, grazie alla grafica, 180.65, 172 punti per Porco, Belotti 157.20, lì vicino a Rinaldi 151.25, Rinaldi che vediamo ora affrontare il suo turno, e quindi quarto turno di tuffi, doppio e mezzo ritornato raggruppato, il 405C con un coefficiente di difficoltà 3.1. Nelle eliminatorie ricordiamo che si sono svolte poi nella prima mattinata di questi tre giorni, Lorenzo Marsaglia si era aggiudicato il primo posto davanti a Francesco Porco e Edward Timbretti con 316,90, 2,91 e 45, 2,81 e 40 i punteggi dei primi tre, Marsaglia, Porco e Timbretti, attualmente sono Marsaglia, Porco e Belotti. Vediamo se Timbretti riuscirà a rientrare in gara, abbiamo detto di questo suo primo tuffo, questo uno e mezzo ritornato carpiato non proprio buono,
benissimo che un po' ha fatto cominciare in maniera claudicante, vediamo così, mettiamola così, la finale a Timbretti, ma che potrebbe ancora recuperare. E questo invece era Auber. Auber, unico atleta a eseguire questo tuffo in gara, 1,5 avanti con triplo avvitamento. E la difficoltà di questo tuffo è proprio quello di rimanere perfettamente tesi per 3 avvitamenti su se stesso, quindi insomma nel momento in cui si apre si ha veramente poco tempo per cercare la verticalità. Bravo che lo porta e speriamo insomma piano piano lo aggiusti un po' nella fase iniziale. E andiamo con Matteo Caffiero, per lui invece doppio e mezzo rovesciato, raggruppato, la concentrazione del ragazzino, perché così è, davvero giovanissimo, parliamo di 15-14 anni, no? Qua tra Caffiero e Santoro. Ma l'altezza del tuffo non è da 14 anni, è da ventenni. È da veterani. Esattamente, no, bravo, ottima la determinazione, vedete benissimo la rincorsa, precisissimo con le braccia, benissimo anche la spinta. Peccato perché proprio giusto alla fine fa un piccolo errore che non gli permette un'ottima entrata, però veramente si vedono già tutti i presupposti per un triplo e mezzo dai 3 metri eseguito in maniera corretta. 51 punti per Matteo Caffiero, che sarà 191,65. Allora Santoro, tocca a lui, triplo e mezzo avanti Carpiato, 2,6. Sì, un piccolo errore nella fase iniziale, vedete, arriva completamente fuori con i piedi, guardate, che è un po' lo stesso errore che gli è capitato dai 3 metri, purtroppo nel tuffo nullo del triplo e mezzo avanti Carpiato. Se ne accorge, è un tuffo comunque più semplice per lui e purtroppo nella fase finale il tuffo gli scorre abbondante. Ed ora Belotti, che deve stare attento perché si gioca intanto il terzo posto con Rinaldi, che nell'ultimo tuffo, il 405C, ha raccolto 63,55 punti. Ora deve rispondere Belotti se vuole rimanere lì in terza posizione, se vuole rimanere lì attaccato al podio. Che tuffo, bravo Stefano, ha fatto due tuffi uno dietro l'altro veramente da veterano del trampolino di un metro, altissimo. A differenza di Caffiero è stato più attento nella parte finale, tutti e due molto belli, guardate bene la raggruppatura un pochino larga, ma finalmente vediamo e sentiamo 8. Eh sì, ci sono 2-8, per il resto sono 7, va a 66 punti e... Forse è il più alto parziale? Sì, direi di sì, fino a questo momento sì. Forse c'era Marsaglia che aveva qualcosa di più, prova a vedere un attimo. Sì, Marsaglia aveva un pizzico di più col 405C, ha preso 66,65, quindi proprio siamo lì. Belotti però è balzato primo, 2,23,20, mentre abbiamo visto un Timbretti così così. Sì, ha sbagliato un pochino nella parte finale, soprattutto apre presto. A mio parere non ha visto bene i passaggi durante le rotazioni, bisogna sempre vedere l'acqua, un passaggio, un secondo passaggio, attendere un secondo e poi rapida l'apertura. Se si anticipa accade questo. E ora Francesco Porco, che deve stare attento a un Belotti che sta saltando davvero molto bene e quindi errore madornale di Francesco. Parte altissimo, lo apre molto presto e guardate, evidentemente si accorge e piega le gambe, guardate come molla la tensione del corpo in questo istante. È un errore troppo grave da 4, sì, infatti 4 ci sono, 4, 4 e mezzo, 4 e mezzo, 3, 4 e mezzo, 2, 5 e mezzo, 1, 5, raccoglie 42 punti e 2, 14 e Belotti, attenzione, è lì davanti, 223,20, è davanti anche Rinaldi, 2,14,80 e poi 2,14 per Porco. E qua Marsaglia può scavare veramente e scappare via, doppio e mezzo indietro raggruppato, 3,0 se lo fa bene, può scavare un solco e tentare di scappare via in questa finale. Bene, Lorenzo non è stato forse il suo miglior tuffo, però è stato molto attento, non è caduto durante la spinta, è stato molto attento nella parte finale perché aveva pochissimo spazio ed è riuscito comunque a allungarsi. 54 punti e comunque un parziale sul doppio e mezzo indietro, abbiamo visto prima Belotti ne ha fatti 63, però in questo momento mantiene sicuramente la sua posizione. E dopo la quarta serie di tuffi, allora Marsaglia guida 2,34,65, Belotti 2,23,20, sta facendo davvero molto bene Stefano, Rinaldi è salito al terzo posto, 2,14,80, attenzione dunque a Rinaldi, triplo e mezzo avanti, raggruppato. Bene, sotto Tommaso è riuscito
a portarlo quasi verticale. Un pochino di problemi qua durante la fase di rincorsa, vedete anche i rumori dell'atleta sul trampolino fanno capire che non c'è proprio feeling in questo momento con la tavola. Solitamente si dovrebbe sentire sempre un rumore molto soffice da parte dei piedi dell'atleta sulla spinta. Rinaldi, che a Wuhan nel 2019 è stato bronzo nel sincro 3 metri ai giochi mondiali militari, ha guadagnato anche medaglie agli europei juniores, però molto tempo fa, nel 2006-2007, proprio qui a Trieste, vinse un argento proprio nel trampolino un metro agli europei juniores. Qui rivediamo invece Gabriele Auger. Anche lui ha fatto più o meno lo stesso errore che ha fatto Francesco Porco, che ha fatto anche un pochino Lorenzo Marsaglia. Tutti quanti aprono leggermente presto o prima di quanto debbano e poi tirano con le spalle e piegano le gambe e più o meno arrivano tutti un po' mosci nella parte finale, nell'entrata in acqua. Uno e mezzo rovesciato con doppio avvitamento e mezzo per Matteo Caffiero. Molto veloce il suo avvitamento. Matteo evidentemente ha piacere a eseguire i tuffi con l'avvitamento. Guardate, non arriva perfettamente in punta, ma guardate qui, prende bene la posizione dell'avvitamento, si perde leggermente le punte di piedi, peccato solo nella parte finale leggermente squadrato, però il tuffo da 3.0 eseguito in questa maniera molto bene. Matteo Santoro, anche per lui l'avvitamento, doppio mezzo avanti più un avvitamento carpiato, 3.2. Bravo Matteo, è riuscito a portare a termine questo tuffo considerando che è partito insomma non proprio perfettamente. Guardate, aveva almeno 20 centimetri di tavola da recuperare ed è stato bravo, perché in quel momento l'atleta sa che la tavola è dura, sa che dovrà sforzarsi di più, sa che non avrà le stesse sensazioni dell'allenamento ed è riuscito a cambiare scheda e a portarlo comunque bene in acqua. E allora Stefano Belotti, uno e mezzo rovesciato più due avvitamenti e mezzo. E Stefano diciamo che vuole mantenere il suo vantaggio nei confronti degli avversari. Non è stato proprio impeccabile nella parte finale, però attento nella rincorsa, attento nella spinta, solo sotto, leggermente scodato abbondante. Penso che comunque i giudici valuteranno positivamente il tuffo. È così, ci sono 3, 4, 6 e mezzo e 3, 6, 57 punti, va a 280 e 20, mantiene la testa davanti a Tommaso Rinaldi, 2, 68 e 80, staccato momentaneamente di 11 punti e 40. E allora vediamo ora Timbretti. Stesso tuffo di Belotti, ma con un avvitamento di meno, questo fa abbassare di molto il coefficiente a 2.6. Rimane, forse si è un po' spento con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato e la concentrazione ovviamente un pochino sarà calata. C'è anche tanta stanchezza, ha fatto veramente diciamo tutte le gare, ci sta, no? Sì, bisogna dire che molti atleti magari sono già alla quinta, alla sesta gara e da che non le facevano a farne 6 di seguito in 2 giorni è massacrante. Triplo e mezzo avanti raggruppato invece per Francesco Porti. Va bene Francesco, questo triplo e mezzo avanti, leggermente avanti come parabola, però sotto riesce comunque a trovare la verticalità. Bravo, peccato per l'errore fatto in precedenza sul doppio e mezzo rovesciato. Allora Francesco Porco va con i 55 e 50 punti raccolti ora, va a 269 e 50 dietro a Belotti, ma prima di Rinaldi. E lo stesso tuffo anche per Lorenzo Marsaglia, quinta serie, si chiuderà con questo tuffo del 24enne romano. E si vede che il tuffo in avanti, la rotazione in avanti è la specialità di Lorenzo. Della casa. Sì, già da 3 metri ci aveva dimostrato che... Col quadruplo. Col quadruplo e mezzo, qui è un tuffo leggermente più facile, ma lo porta a termine veramente con tanta facilità per lui, ma in realtà è un tuffo molto complicato. E qua gli otto fioccano, bene per Lorenzo Marsaglia che sale a 306,65, ora 26 punti e 45 di ritardo per Stefano Belotti che è fermo a 2,80 e 20 e 37 punti e 15 di ritardo per Francesco Porco, 2,69 e 50. Qui si giocano il terzo lì, posto. Siamo lì, sì, perché 2,80 e 20 Belotti, 2,69 e 50 Porco si giocano il terzo posto.
2,68-80, però c'è anche Rinaldi che non è assolutamente fuori dai giochi per quanto riguarda la terza piazza. Ha appena seguito un doppio 20 e mezzo rovesciato, non impeccabile, 51 punti. Diciamo siamo sul limite della possibilità del podio, ma dobbiamo vedere come procede la gara. Chiaramente, allora Gabriele Auber per il suo ultimo tuffo, 1,5 indietro Carpiato, il coefficiente di difficoltà in questo caso è di 2,3. Peccato, si perde proprio nel secondo finale del tuffo i piedi, era veramente alto, elegante, stretto, Carpiato bene, guardate, tutto perfetto qui nella fase finale, leggermente le punte dei piedi, e quindi questi 7 si potevano trasformare probabilmente in 7,5-8. Andiamo con i due giovanissimi, Caffiero prima, Santoro poi, non che Belotti sia tanto più anziano, perché è un classe 2004. Caffiero 2,48 per... se fa una settantina di punti, che con questo coefficiente sono possibili, potrebbe prendere Rinaldi. 1,5 ritornato Carpiato, il coefficiente è 2,4. No, lontano, aveva la possibilità, il coefficiente glielo permetteva, invece... Diciamo, era il 2,5 ritornato. Esatto, sente un po' di tensione, rimane un po' di spazio, ma va bene così, insomma. Matteo Caffiero va a 41,85, niente da fare, quindi insomma... Si giocheranno il terzo posto Rinaldi in particolare e Porco, che sono lì veramente molto molto vicini, sembra già scappato via, è scappato via, non sembra, Lorenzo Marsaglia e attenzione appunto a Belotti. Peccato Matteo, perché hai seguito una gara veramente pulita, elegante, con quell'errore dell'1,5 rovesciato, insomma è un atleta veramente, 283 punti, avrebbe tranquillamente superato i 300 punti. Sono giovani, cresceranno. Attenzione allora a Belotti, che chiude appunto col 2,5 ritornato raggruppato, coefficiente alto 3,1, se lo fa bene può conservare una posizione a ridosso di Lorenzo Massaglia, davvero molto molto importante e interessante per lui. Sì, mantiene sicuramente la posizione, non penso possa intimidire Lorenzo, che comunque sia, come sappiamo, è un professionista e come ultimo tuffo comunque ha il 2,5 anti con l'avvitamento. Bene, forse non il migliore tra i tuffi che ha eseguito adesso in gara, però insomma 5,5-6, 330 punti, molto bene. 51,15, 331,35 timbretti ormai fuori dai giochi, dicevamo un po' di concentrazione in meno, un po' di stanchezza in più per il ragazzo del Blu 2006 S di Torino, che chiude col 2,5 avanti Carpiato. Sì, anche qui abbiamo visto un'incertezza nella parte finale. Ricordiamo che è l'ultima immagine che il giudice vede e che probabilmente gli rimane più impressa, perché la partenza era buona, la carpiatura pure, ma vedete, il tuffatore deve essere perfettamente teso e entrare perpendicolare all'acqua per lasciare un'ottima impressione alla giuria. Per mezzo avanti più un avvitamento Carpiato per Porco e sbaglia probabilmente sì. Sarà fuori dal podio perché è un errore troppo grave, erano attaccati lui e Tommaso Rinaldi, quindi sicuramente quarto posto per Francesco. L'errore deriva dalla rincorsa, arriva molto dietro, cerca comunque di affrontarlo perché è un tuffo molto complicato ma non riesce, e chiude Lorenzo Marsaglia lo stesso 51-52B, doppio mezzo avanti più un avvitamento Carpiato, così come ha appena eseguito da Francesco Porco. E Lorenzo, peccato nella parte finale, non so, forse non riesce a prendere bene le mani perché la rincorsa era molto buona, leggermente in avanti, forse a lui non piace arrivare col baricentro troppo spostato, però ha tutta la forza, tutta la spinta per prendere, avere spazio, e qui gli è mancato veramente nella parte finale l'entrata alla cinese. Bravo Lorenzo, comunque si conferma
professionista da un metro, insomma 362 punti, è migliorato comunque rispetto alle gare di col parziale di 56 punti netti, va a 362-65 Stefano Velotti, bravissimo, 331-35 staccato di 31 punti e 30, e poi 319,80 punti per Rinaldi, che si prende dunque il podio ai danni di Francesco Porco, che ha rovinato la sua finale proprio con l'avvitamento, no? Col tuffo, con l'avvitamento finale, l'ultimo del suo programma, rimane giù dal podio, 293,50, quindi per un 26 punti rimane giù dal podio. Quinto Matteo Caffiero, chiude sesto Gabriele Auber, Matteo Santoro è settimo e Timbretti questa volta è un po' più in relax e chiude la sua finale in ultima posizione, ottava posizione, con 250 più virgola 70 punti. Quindi Lorenzo Massaglia, così come Chiara Pellacani, si porta a casa il doppio oro nel trampolino 3 metri e nel trampolino piccolo. Sì, è una gara interna tra di loro, anche se Chiara appunto è anche piattaformista. Eccolo qui Lorenzo. Ci ripropone subito la regia, la nostra emissaria ci ripropone il vincitore, eccolo qui Lorenzo Massaglia con la sua prova con avvitamento, 362,65 punti, poi questo è Stefano Velotti che chiude a 331,35 e Tommaso Rinaldi che riassapora il podio, è sempre un piacere, 319,80 a 42,85 da Massaglia, mentre Velotti chiude a 31,30 da Lorenzo Massaglia. Doppietta per lui, doppietta anche per Chiara Pellacani, e domina Roma dal trampolino. Allora, beh, diciamo che Roma ha la fortuna di avere una bellissima struttura e che ospita spesso, ogni fine settimana, tutte le, o perlomeno prima quando non c'erano questi problemi di pandemia, certo. Ogni settimana tutte le società d'Italia venivano a sfruttare questo impianto che veramente è all'avanguardia, e quindi siamo fortunati ad avere la possibilità di utilizzare questi impianti. Anche altri impianti si stanno dotando di tappeti elastici e comunque attrezzature importantissime, perché gli atleti, ricordiamo, non sono solamente quello che vediamo qui sul trampolino e quindi il fine ultimo del tuffo, ma c'è tutta una preparazione in palestra. Ricordiamo che ogni allenamento prevede tra i 50 e i 70 tuffi magari ad allenamento, ma prima bisogna andare in palestra sul tappeto elastico, usare le longe, fare tutta una preparazione fisica, perché a parte i 10 metri che sono comunque molto forti per quanto riguarda quelle che sono le prestazioni del fisico, l'atleta deve essere sciolto, deve sapere esattamente come si muove il suo corpo e soprattutto non può avere problemi. Abbiamo visto Michael appunto avere qualche dolore alla spalla, quindi anche fisioterapisti, sì, nutrizionisti, mental coach, insomma c'è tutta un'orchestra che sta dietro a questi ragazzi, che magari non vediamo, però che esiste e che gli dà supporto in tutto quello che fanno. Un Michael Verzato che tra l'altro non farà la prova della piattaforma sincro insieme a Noemi Batchi, proprio per un riacutizzarsi anche del problema alla spalla, quindi non sarà in gara. Era prevista la coppia Michael Verzato Noemi Batchi, Fiamme Oro, Centro Sportivo Esercito, per questa prova mix dalla piattaforma. Non sarà così, ma insomma intanto sta arrivando Lorenzo Massaglia, quanto mai è soddisfatto, è sempre col sorriso nascosto dalla mascherina, ma sempre col sorriso, e questo è sicuramente molto importante. Eccoci qui, allora intanto Lorenzo ben trovato, grazie per Ciao. Essere ancora qui. Allora ormai è un'abitudine, così come Chiara ti porti a casa doppio oro, trampolino piccolo e 3 metri, no? Bella soddisfazione. Sì, sì, molto, molto importante, sono contento di riaffermare il titolo ogni qualvolta c'è l'occasione, diciamo. Certo, una cosa l'abbiamo capita, rotazioni avanti non sono problematiche, da ieri a oggi abbiamo visto che tutto funziona al meglio. Funziona, no, funziona, sì, sì. Cosa miglioriamo invece anche dal trampolino un metro? Beh, un po' di sicurezza nelle entrate sott'acqua e basta. E basta. Quindi qualche lavoro sugli indietro. Come diceva anche Elena Bertocchi prima, si è allenato poco però al metro, no? Si sta guardando ai 3 metri. Il metro sono un paio d'anni che ci lasciano con un po' d'ansia, quindi... E quindi si guarda 3 metri sperando che arrivi questa benedetta Tokyo, insomma, no? Bene, davvero complimenti Lorenzo. Grazie per mille. Tutto. Grazie Ciao. Per essere stato qui con noi. Grazie mille.
E quindi questo era Lorenzo Marsaglia, davvero rotazioni avanti fantastiche, no? L'ha dimostrato nei tre metri col quadruplo e mezzo, ma anche oggi col triplo e mezzo, raggruppato davvero tanto bene, no? Che ha raccolto 70 e rotti, 72 se ricordo bene, Lorenzo Marsaglia, che nel 2019 ha centrato anche un bronzo nel trampolino un metro agli europei dietro al tedesco Patrick Hausding, sua maestà Hausding, che è nato a Berlino Est prima che crollasse per sempre il muro proprio nell'89, quindi poco prima che gli europei, ha vinto solo 15 ori, 14 argenti e 4 bronzi, quindi insomma un tantino bravo Hausding. Lo ricordiamo anche Lorenzo Marsaglia sesto nel trampolino da un metro e anche da quello tre metri agli europei di Glasgow 2018 nelle gare dominate dal britannico Jack Lowe, che biennio prima, due anni prima, è stato campione olimpico nei tre metri e argento nel sincro alle Olimpiadi di Rio. Intanto è arrivato Stefano Bellotti, complimenti. Salve. Complimenti. Grazie. Per questo secondo posto sei stato molto regolare. Sì, grazie. Raccontaci un po' questa tua finale dal trampolino piccolo. Sono partito, ero molto in ansia, soprattutto nei primi Immagino. Tuffi. Sì, dovevo un po' la tensione. Poi mi sono calmato un attimo e sono stato regolare. Doppio e mezzo indietro raggruppato e anche il doppio e mezzo rovesciato raggruppato l'hai fatti davvero molto bene. Sì, grazie. E dove c'è da migliorare invece secondo te? Che cosa devi ancora migliorare? Allora, specialmente le aperture in avanti, che tiro fuori il culo, quindi non riesco mai a farle entrata, però ci stiamo lavorando. E per il resto è un po' sull'ansia, devo gestire un po' le gare. Beh, una bella iniezione di fiducia per oggi, sì, no? Sì. Questa sì, medaglia d'argento. Grazie. Complimenti davvero, grazie. Bravissimo. Grazie a te per essere stato qui con noi. Questi sono Stefano Bellotti, allora di poche parole ma molto efficaci, sa benissimo dove deve lavorare anche lui e sa benissimo cosa gli riesce meglio. C'è la gestione dell'ansia, ne parlavamo anche nei giorni scorsi con Timbretti, no? Bisogna trovare quel giusto equilibrio per gestire mentalmente al meglio le gare, no? Sì, ricordiamo che comunque lui è giovane, qui abbiamo atleti che hanno già partecipato alle Olimpiadi o che comunque sia già sono medaglie europee e poi abbiamo ragazzi giovani, quindi è normale che ognuno debba raggiungere il suo equilibrio durante la competizione. Ci ha raggiunto anche Tommaso Rinaldi, lui è un po' meno giovane di Stefano Bellotti, molta più esperienza, però tornare sul podio è sempre piacevole. Sì, buongiorno a tutti. Avvicinati un po' al microfono, magari, scusa, perché con le mascherine. Sì, ok. Perfetto. Bene, dai, no, sono molto contento. Prestazione faticosa, diciamo, questa mattina. Insomma, eravamo tutti un po' stanchini dai tre giorni di gara. Però è stata una finale abbastanza regolare. Sono molto contento, comunque un podio centrato che serve anche un po' per l'autostima. Dà sempre fiducia, ovviamente te la sei dovuta giocare con Francesco Porco, che siete stati lì no, un po' per tutta la gara. Sì, Francesco poi è un ottimo atleta e gli devo fare i miei complimenti, è migliorato molto negli anni e è bello giocarsela con i ragazzi più giovani. Ormai io ho 30 anni, ma questo sport mi piace, mi diverto e ho ancora degli obiettivi molto importanti davanti a me che voglio provare a centrare, vediamo adesso con il passare degli anni. Che cosa ti rimproveri di questa finale dal metro questa mattina? Ma nulla di che, io ho saltato, ho dato il massimo, non sono in una forma smagliante e siamo arrivati un po', il periodo è quello che è, lo sappiamo tutti quanti, gli allenamenti contingentati, non poter entrare in piscina sempre, è difficile. E bisogna restare tranquilli, bisogna restare concentrati perché lo sport è bello e è quello che dobbiamo fare. È un bel messaggio e questo messaggio che passerà sicuramente. Tommaso, grazie mille a Rinaldi per essere stato qui con noi e in bocca al lupo per il proseguo dell'attività. Grazie mille allora a Tommaso Rinaldi, terzo di questa finale maschile dal trampolino piccolo qui al Centro Federale Trieste per quanto riguarda gli assoluti invernali. Gare cominciate venerdì mattina con le eliminatorie, poi via via nei pomeriggi che abbiamo seguito anche su Rai Sport. Anzi, vi ricordo, lunedì e martedì
le differite, per chi ci sta seguendo anche sul web, sul canale, sulla rete, canale 57 Rai Sport HD, dalle 16.20 alle 18.30 la giornata del sabato, lunedì, e nello stesso orario la giornata di domenica sarà invece riproposta in differita martedì. Quindi la possibilità anche per le società, per gli atleti, per tutti gli appassionati di seguirci con un pizzico di comodità in più. Quando già sono arrivati tutti a casa c'è la possibilità di rivedersi le gare, di rivedersi le prove e di capire anche alcune cose, no? Perché la TV serve anche a questo, per quanto riguarda gli atleti, le società e chi partecipa a questi assoluti. Infatti gli atleti domani probabilmente si riposeranno, ma si riposeranno fisicamente, perché avranno la possibilità di riguardarsi i tuffi, studiarseli con calma, parlare con l'allenatore, fare un debriefing di quello che è successo durante la competizione, capire quelli che sono stati i punti di forza, i punti di debolezza, vedere dove poter andare a migliorare, perché poi queste sono le sensazioni degli atleti. Non è detto che le stesse sensazioni siano le stesse degli allenatori, quindi bisogna anche, diciamo, un po' vedere l'insieme, la squadra, il team, quello che prevederà per i prossimi appuntamenti. Stesso discorso per quanto riguarda appunto la preparazione. Adesso la preparazione era, diciamo, finalizzata a questa gara perché era il primo appuntamento, ma bisognerà tornare ognuno nella propria sede e cercare di capire come affrontare, anche in base alla ipotetica Coppa del Mondo che forse ci sarà o non ci sarà, e quindi magari rafforzare un po' la spinta. Le coppe, guarda che belle, è sempre bello averne una in mano, in bacheca, Massimiliano. Sì, ma d'altronde abbiamo visto che tanto sforzo, tanto allenamento, poi salgono sul podio, 3 secondi, prendono la medaglia, si tolgono la medaglia e ricominciano. Quindi alla fine la coppa, la medaglia è sempre un bel risultato. Classifica per società in questo caso, perché si farà anche la classifica per società, ovviamente in attesa della prova 3 metri sincro mista dal trampolino. Borrello Timbretti, Pellacani Santoro, Auber Bertocchi, le tre coppie che si sfideranno. Qui ancora le medaglie che vengono inquadrate dai nostri operatori tecnici e tutti, che ringrazio ovviamente per questo lavoro in questi 3 giorni molto intensa qui al Centro Federale di Trieste. Grazie anche a Edisseia che ha guidato le telecamere, ringrazio anticipatamente anche Massimiliano Mazzucchi, così non me lo dimentico, Max, in chiusura, per quanto riguarda questa 3 giorni che è stata davvero intensa ma anche piacevole, no? E anche per te ritrovare le gare è stato un piacere, no? Mi dicevi. Sì, ritornare qua è sempre una bella esperienza, sia come atleta, sia come allenatore, sia come telecronista. È un ambiente che... E tu, ti senti bene? Sì, è una comfort zone per te. Ti ricordi comunque delle sensazioni, dei momenti belli e anche dei momenti un po' meno belli, ma anche quelli sono molto importanti, perché l'atleta è fatto appunto di esperienze e come abbiamo visto anche i più giovani stanno qui e stanno sempre imparando. Mi è piaciuto molto che tutti quanti sono molto determinati, non ho visto da parte di nessuno, anche degli atleti che magari non siamo riusciti a intervistare, che, certo, quasi nessuno, grosso modo, almeno dei non medagliati, esatto, certo, ma sì, immagino che anche gli altri abbiano la stessa determinazione e che magari fra qualche anno vediamo qua in telecronaca a darci le loro sensazioni. Mi è piaciuto molto anche quello che ha detto Tommaso Rinaldi: ho 30 anni però lo sport mi piace ancora, ho ancora voglia e so che posso fare ancora qualcosa. Anche questa determinazione, no? Abbiamo visto, certo, i giovanissimi classe 2006, 2005, 2004 che stanno crescendo. C'è però voglia anche tra i senatori di proseguire in questa attività. Bello questo messaggio anche verso lo sport, che fa bene, no? Ha detto Rinaldi, che va oltre a questo punto le medaglie, le coppe, i risultati, no? Questo è anche un bel messaggio sicuramente. Lo sport sappiamo, per noi atleti, ma anche per tutti, è vita, è forse il miglior vaccino che esista per tutti quanti. Visto che i vaccini sono di moda. Esattamente, quindi veramente mi auguro che tutti possano procedere con lo sport, sia a livello agonistico ma anche non a livello apicale. Fa star bene e permette veramente di potersi tranquillizzare con tutte quelle che sono le problematiche poi del caso, del momento. Ed eccolo Rinaldi a destra dei vostri teleschermi con la mascherina scura, a sinistra con la maglia rossa Belotti e in mezzo medaglia d'oro ovviamente Lorenzo Marsaglia. Va Rinaldi a ritirarsi la sua medaglia, dice: sono soddisfatto, non ho nulla da rimproverarmi in questa finale, un metro, so di non essere proprio in formissima, ma è così, il momento è questo, voglio comunque continuare a fare questo sport. 319,80 punti.
in seconda posizione, un emozionato, incapace, ci dice lui, ancora di gestire l'ansia, ma siamo sicuri che riuscirà a farlo prossimamente, perché è in un percorso di crescita, è un 2004, Bergamo Tuffi e Stefano Bellotti, e si mette al collo la sua seconda medaglia d'oro dopo il trampolino 3 metri in questi assoluti, anche quello dal trampolino piccolo, Lorenzo Marsaglia, 24enne, lui sì che sa gestirsi l'ansia, 3.62.65, 3.31.35, 3.19.80, i punteggi dei tre ragazzi che nel trampolino piccolo sono saliti sul podio agli assoluti invernali qui al Centro Federale di Trieste. Giù dal podio invece Francesco Porco, che ha una, un po' di rammarico per quanto riguarda questi tricolori, questi assoluti, perché è rimasto fuori per un pizzico dalla finale, causa errore dai 3 metri, è rimasto fuori per poco dal podio nella finale del trampolino piccolo. Qui ancora i tuffi di Lorenzo Marsaglia, che dalla regia ci fanno giustamente rivedere ed apprezzare. Quinto Matteo Caffiero, sesto Gabriele Auber, settimo Matteo Santoro e ottavo Edward Timbretti, che ha mostrato anche foto di rito, ovviamente ha mostrato un po' di stanchezza, ma che dovrà essere comunque pronto a resettare, perché con Matilde Borello affronterà la prova 3 metri sincromista che seguiremo fra poco. Sì, poi bisogna dire che Lorenzo adesso ha finito anche le gare, altrimenti avrebbe fatto ieri il sincro con Giovanni Tocci dai 3 metri e, come sappiamo, non l'hanno potuto eseguire per l'infortunio di Giovanni, altrimenti magari le medaglie d'oro sarebbero state di più. Quindi ecco, siamo ancora in una fase di preparazione, vediamo adesso le ragazze che si preparano, non hanno un attimo di tempo, ci guardano pronte a odiarci a questo punto, perché le coinvolgiamo sempre. Esatto, sono parte ormai della postazione qui che abbiamo a Bordo Vasca, qui al Bruno Bianchi, Centro Federale di Trieste, che ha ospitato questa intensa 3 giorni. Allora, sincromista, 3 metri, Borello.